Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Che rafforza i diritti dei consumatori, soprattutto su un terreno di enorme rilevanza per la crescita economica in Europa, cioè l'e-commerce. E non ci sono novità importanti, per esempio appunto il diritto al recesso: ci si può pentire se si fa un acquisto online entro 14 giorni e restituire la merce. Ci sono degli obblighi di informazione particolarmente penetranti. Il che dimostra una cosa secondo me importante. In questi ultimi anni, quando abbiamo parlato di Europa, abbiamo pensato sempre all'Europa che impone le politiche di austerità per affrontare la crisi dei diritti sovrani. Ma c'è anche un'Europa dei diritti, che è un'Europa forte, importante, un'altra componente su cui a mio parere occorre investire e lavorare, e questa Europa dei diritti è anche quella appunto che ha attribuito nuove forme di tutela ai consumatori. E questa è una prima considerazione. La seconda considerazione che farei, riallacciandomi anche a alcuni degli interventi precedenti, è come per uscire dalla crisi italiana, ma dalla crisi europea, c'è molto bisogno di un recupero di fiducia. D'altra parte è una cosa su cui insiste anche il nostro Presidente del Consiglio, no? Non piangerci addosso, ma recuperare la fiducia. E se ne è parlato poc'anzi nell'intervento di Rossi a proposito appunto dell'unione bancaria, che serve a far recuperare la fiducia dei mercati finanziari e anche appunto del singolo appunto contraente, del risparmiatore nei confronti delle banche. Ma direi che c'è un problema di recupero della fiducia anche per rilanciare la domanda. Per rilanciare la domanda è uno dei grandi problemi su cui i periodici e appunto interventi dell'Istat ci ricordano, appunto, sia di una crisi di fiducia del consumatore, di una caduta appunto dei consumi. Ebbene, per rilanciare la domanda, una delle ricette, certamente non l'unica, forse neppure la più importante, ma certamente una ricetta che va seguita, è quella di rafforzare i meccanismi di tutela che ha il consumatore. Il consumatore deve essere sereno, tranquillo quando va a fare appunto un acquisto, quindi informato, come diceva Carbone, ma anche appunto poi tutelato ex post. E poi una terza considerazione. E lei giustamente ha posto l'accento sulla nuova direttiva Consumer Rights, recepita dall'Italia prontamente, e attribuendo poi l'attuazione di queste norme all'autorità antitrust, e vorrei però osservare come proprio il commercio, a distanza, e l'e-commerce sono un fattore importante di crescita economica, ed è questo un altro elemento che ci ricollega ai interventi precedenti, in particolar modo a quello del direttore dell'agenda digitale e a quello del presidente Cardani, come proprio appunto la dimensione del commercio a distanza può aprire nuovi spazi per le nostre imprese, oltre a aumentare le possibilità di scelta dei consumatori e consentire i prezzi più bassi. Per questo sono dei presidi di tutela forti. Presidi di tutela, lo diceva Carbone, io lo sottoscrivo pienamente, richiedono anche la sanzione.
altre autorità devono occuparsi prevalentemente della regolazione, una regolazione pro appunto consumatore, dell'informazione, e il nostro compito è essere i cattivi, un po' i poliziotti, e intervenire nei confronti di chi sbaglia con sanzioni pesanti che arrivano in questo caso a 5 milioni di euro e che sono direi tante volte sinergiche con quelle in materia di tutela della concorrenza che sono molto più importanti e siamo qui. All'inizio molto colpita dal fatto che anche l'autorità per la tutela degli scioperi, appunto contro gli scioperi, mettiamo anche noi, appunto, abbia questo potere. Ma fino a quanto è possibile parlare, secondo lei, di validità del potere sanzionatorio rispetto ad una politica degli impegni da parte delle aziende? Guardi, allora parlo dal mio punto di vista, non ovviamente da quello della commissione di scioperi. Occorrono tutti gli strumenti che sono stati appunto forgiati prevalentemente dal diritto europeo. Ora, la sanzione sia nel diritto della concorrenza che nel diritto dei consumatori è importante, i penalisti parlano della funzione di prevenzione generale della sanzione, la colpisco perché poi tutti sappiano appunto che qualora appunto si diano certe regole si va incontro a delle conseguenze negative, afflittive. Non solo, ma quando parliamo appunto di imprese, la sanzione ha un importante risvolto sul terreno reputazionale. Un'impresa importante, lo ricordavano poc'anzi appunto in una dei panel precedenti, un'impresa importante che viene sanzionata subisce una perdita in termini reputazionali e che probabilmente tante volte è ancora più imponente della sanzione. Secondo me sì, quello che possiamo osservare nei nostri uffici è come le imprese abbiano soprattutto appunto timore di questo aspetto, timore di essere sanzionate, e questo può essere poi per le conseguenze reputazionali, e questo ridonda sul tema che diceva degli impegni, e può portarle innanzitutto a assumere dei comportamenti di compliance preventivi, e tanti lo stanno facendo, ed è la cosa su cui in sinergia con altre autorità come quella sull'energia dobbiamo lavorare per favorire dei modelli comportamentali da parte delle imprese che recepiscano ex ante appunto la esigenza di tutelare il consumatore, e poi appunto lo troviamo nel fatto che quando indaghiamo molto spesso arrivano con degli impegni. Quindi il lavoro è tanto, ma io credo che questo è un grande paese e anche su questo terreno possiamo dare uno standard importante appunto ai nostri concittadini, uno standard di tutela. Ecco, sempre relativamente all'applicazione diciamo del decreto di cui parlavamo prima, so che proprio in virtù anche di questo l'antitrust sta firmando altri impegni con altre autorità. Ma guardi, il presupposto da cui personalmente muovo è che in Italia tutto sta cambiando rapidamente e non dobbiamo più ragionare con alcune categorie del mondo di ieri. Una di queste categorie diffusa nel sistema pubblico era quella della gelosia delle competenze, no? Tanti conflitti tra amministrazioni, ognuna della quale voleva emergere. Io credo che i nostri cittadini e i consumatori interessa che ci sia una risposta al problema e che questa risposta sia rapida ed efficace. Non interessa chi fa che cosa, ma che le cose vengano fatte. E in questa prospettiva abbiamo sviluppato delle prassi di collaborazione tra autorità con dei protocolli talora molto avanzati. Poc'anzi appunto il presidente Cardani parlava della nostra indagine rapida, ecco, dato appunto alcuni risultati spero utili al decisore politico sulla rete, uno dei settori fondamentali per riprendere la crescita, ma questo avviene anche in materia di tutela del consumatore, spero proprio quello con l'autorità anticorruzione, che è appunto un'autorità di frontiera per affrontare un tema centrale, badate bene, anche con riguardo all'economia, perché il problema della corruzione, uno dei problemi, lo dirà poi lui, è appunto di ostacolo maggiore alla credibilità del paese e alla crescita, anche con l'autorità anticorruzione spero che possiamo sviluppare appunto nuove iniziative proprio di cooperazione su territori e contigui, perché ripeto, occorre che il sistema pubblico dia risposte certe e rapide ai bisogni di un paese in rapido cambiamento. Presidente Cantone, le piace questa definizione di autorità di frontiera? Non so perché questo microfono prendete in mano misteriosamente, siete censurati tutti, non capisco. Ma guardi, io credo che sia una definizione che è in linea con quello che vorremmo provare a fare, soprattutto con come siamo nati e quello che stiamo facendo. Allora,
Allora, naturalmente noi teniamo sotto grande e stretta osservazione appunto il vostro lavoro, molto interessante anche giornalisticamente parlando. Ricordiamo che questa autorità è stata istituita nel 2012, no? Sì, con la legge 190. Esatto, inglobato i poteri della precedente autorità di vigilanza sui contratti. Però questo solo nel 2014. Certo, però diciamo è il primo step della vostra poi piena operatività nel tempo. È stato questo, come è avvenuto questo passaggio, diciamo, di... Ma guardi, innanzitutto io sono il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione dal 28 aprile 2014. Prima l'autorità nazionale anticorruzione è stata svolta per un brevissimo periodo dalla CiVIT, con una scelta del legislatore che onestamente mi parte anche un po' poco comprensibile, perché la CiVIT si occupava sicuramente di trasparenza, ma non aveva nel DNA le questioni di cui si doveva occupare la legge 190. Nel corso degli anni, nel 2013, il governo Letta con un decreto legge cambiò anche il nome, ma in realtà era un mutamento più terminologico che non reale. Io credo che la grande novità, il grande salto di qualità nell'autorità nazionale anticorruzione è il decreto legge 90 del 2014, che ha cambiato completamente la missione istituzionale, ha previsto che l'autorità nazionale anticorruzione si occupasse dei poteri della soppressa autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ha previsto una serie di meccanismi sanzionatori, ha introdotto alcuni istituti assolutamente nuovi come quelli del commissariamento degli appalti, ha previsto la possibilità diretta di svolgere controlli sia pure mirati per quanto riguarda il sistema dell'Expo, e ha sostanzialmente provato a dare un'idea di un'autorità anticorruzione che non si occupa semplicemente del controllo delle norme della legge 190, quindi delle pubbliche amministrazioni, ma un'idea di un'autorità anticorruzione che provi a spaziare a tutto campo, dal sistema degli appalti alle regole di prevenzione della pubblica amministrazione, valide per le pubbliche amministrazioni. E però poi naturalmente l'ultima nota sulla quale a noi è piaciuto invece particolarmente concentrare l'attenzione è stata questa iniziativa di rendere più facile denunciare appunto casi di corruzione che avete lanciato di recente, questa mail dedicata ai cosiddette whistleblower, come so neanche se la dico appunto correttamente, questo termine anglosassone che definisce proprio le... Questa è stata un po' anche una scommessa che abbiamo espressamente chiesto al Parlamento, nel senso che abbiamo chiesto al Parlamento di introdurre nel decreto legge 90 espressamente di essere destinatari insieme ad altri soggetti delle segnalazioni di quelli che si chiamano whistleblower. Mi faccio dire una cosa che credo sia interessante: questo termine, che quasi tutti sappiamo cosa significa, il famoso si riferisce a quelli che fischiano con riferimento al pop inglese, è difficile persino da essere tradotto nella nostra lingua, perché che possiamo dire? Confidenti, pentiti, collaboratori, c'è tutta una valutazione in termini negativi, tanto che noi non proviamo nemmeno più a tradurlo, utilizziamo il termine anglosassone, che però è un dato culturale. Sì, ma è un dato culturale, perché in realtà si continua a ritenere che questi soggetti, che svolgono invece una funzione fondamentale, che esercitano un dovere civico, siano la frontiera di un cambiamento all'interno della pubblica amministrazione. Pensi che la migliore traduzione possibile è quella di vedetta civica, che devo dire mi sembra una cosa marina, sembra una cosa da mare piuttosto che... Il tema vero è quello di cambiare la mentalità all'interno della pubblica amministrazione, far capire che chi fa finta di non venire è direttamente complice. Noi abbiamo provato a chiedere al governo di indicarci tra i soggetti destinatari delle segnalazioni di whistleblower, è una cosa che sta avendo anche grande successo, devo dire molte segnalazioni non hanno nessuna rilevanza e nessuna attinenza specifica ai temi. Hanno la prova solo per vedere se rispondete o se le prendete in carico? Noi prendiamo in carico tendenzialmente tutte, soprattutto assicuriamo, così come prevede la legge, la garanzia dell'anonimato, che non significa accettare le denunce anonime o le delazioni, quelle sì anonime, anche se anche su quelle si può lavorare. Però il tema vero è quello di provare a creare un rapporto di fiducia diretto col mondo del lavoro, il mondo del lavoro della pubblica amministrazione, perché il whistleblower nel nostro sistema esiste solo nei confronti della pubblica amministrazione, questa è una grave carenza del sistema. Quindi
quindi ci sarebbe bisogno secondo lei di una piccola aggiunta normativa che consentisse anche la possibilità di un flusso esterno di informazioni. Le indicazioni che vengono sul piano internazionale, anche le osservazioni che erano state poste dal Greco in sede di valutazione dell'Italia, che hanno chiesto espressamente di introdurre il sistema del whistleblower anche nei confronti delle imprese private. Devo dire però che molte imprese, attraverso i piani della legge del decreto 231, prevedono espressamente nell'ambito dei loro piani la possibilità di tutelare il whistleblower. Io credo che ovviamente una norma di legge avrebbe un altro significato, ma questo bisognerebbe che passasse anche attraverso, per esempio, un rafforzamento di una serie di disposizioni che riguardano il settore privato. Noi per esempio abbiamo una norma come quella della corruzione tra i privati che ha subito semplicemente un marcellaggio formale con la legge Severino, ma che invece resta una norma assolutamente inadeguata rispetto alle questioni collegate alla corruzione tra privati. Adesso non vorrei stressarla proprio per tutta la mattinata su questo argomento, però è molto interessante capire anche la dinamica del funzionamento poi della eventuale istruttoria che si apre dopo una denuncia che avviene secondo questo canale. Cosa succede dopo? Nel momento in cui chiaramente mi ritira, la denuncia è... Noi diciamo operiamo i controlli sulle affermazioni che vengono contenute, quella che si chiama attività di vigilanza, che può riguardare l'inosservanza delle regole sull'anticorruzione, per esempio che non è stato rispettato la regola della rotazione prevista nei piani anticorruzione, oppure che l'ente non si è dotato di un piano anticorruzione, oppure che è stato nominato un soggetto che non ha il titolo per poter fare responsabile anticorruzione. Moltissime segnalazioni riguardano il tema della trasparenza, cioè che all'interno dei siti istituzionali degli enti non ci sono alcune informazioni. Noi attiviamo controlli diretti, in qualche caso anche tramite la Guardia di Finanza, e in qualche altro caso attraverso anche i responsabili della corruzione che ci sono presso. Non credi che attraverso questo sistema poi si possa contribuire a creare anche climi difficili, non so, all'interno anche degli ambienti di lavoro del settore pubblico, no? Perché si scatena un po' questa caccia al ladro. Ma invece io credo che sia il contrario, cioè che il sistema del whistleblower interno alla pubblica amministrazione rischi di creare questo meccanismo. Un sistema di whistleblower che vede un'autorità esterna, tutto sommato sterilizza il rischio, tu non sai da dove viene questa, diciamo, richiesta di informazioni. Quindi tutto sommato secondo me sterilizza il rischio di queste preoccupazioni all'interno degli uffici. Però io resto dell'idea che chi vede qualcosa di illecito e fa finta di non guardare e si gira dall'altro lato, forse giuridicamente non sarà complice, sarà connivente dal punto di vista del diritto penale, ma io penso che dal punto di vista morale è assolutamente un complice, in qualche modo anche responsabile di quanto non si fa per impedire quello che avviene. Allora, non so se possiamo adesso aprire due domande alla stessa persona, magari proprio se siamo in grande difficoltà direi di no. Vediamo se appunto tra la platea c'è qualcuno che vuole candidarsi, abbiamo un'occasione eccezionale di Forzelli e Cantone, per cui fanno un'alzata di mano. Sì, grazie. Sì, non so se serve un microfono, forse no. Grazie. Non c'è bella vivace. Grazie. Alessandro Mostaccio, Movimento Consumatori. Sì. Abbiamo sentito tirare in ballo le associazioni dei consumatori durante tutta la mattinata, ovviamente, no? Perché non andiamo alle riunioni, no, del garante sul servizio, su dei scioperi nei servizi pubblici? Perché non difendiamo la sufficienza, il bonus energia? Perché non... Allora, dobbiamo porci però seriamente il problema, pongo ai relatori, ma soprattutto alla platea, di... Ora, o noi siamo, come parte siamo delle figurine, cioè che vengono chiamate le associazioni dei consumatori per dire che ci hanno chiamato, che sedevamo quel posto lì, oppure bisogna chiedersi come può un'associazione dei consumatori servire. Oggi abbiamo visto una carrellata di quante authority, e non è male che ci sono in questo paese, però quante sono? 8 audizioni solo dell'autorità energetica a gas da agosto all'altro ieri, più tutto il resto. Come potrebbero le associazioni dei consumatori fare bene il proprio lavoro? Se non si tratta di ricevere una lettera, muoversi e andare a una riunione, si tratta di avere le professionalità per portare un contributo e non farsi strumentalizzare vuoi dalle imprese o è. E quindi questa è, quando associazioni piccole, anche come la mia, Movimento Consumatori, poi ti presentano un esposto all'antitrust 15 giorni fa, dicono che forse sarebbe meglio se questo paese magari ragionasse sulla strategia della banda ultra larga e non permettesse magari all'attuale operatore dominante di padronirsi anche della rete
ultraveloce. Quindi insomma, poniamoci un po' il problema, perché se per far presenza nel giro di poco verremo cancellati esattamente come la giovenza. Un paio di autorità che hanno sollevato una, diciamo anche per il tipo di lavoro che fa, forse non è neanche il caso che incontri così frequentemente le situazioni con suo pezzo, quindi non diciamo che sei la persona che incontri molto spesso. Come sanno, appunto, qui vedo tanti rappresentanti con cui delle associazioni di consumatori, sono i nostri partner principali, noi abbiamo, e credo che lo possano testimoniare tanti di loro, e sotto molteplici profili, non solo per quanto riguarda le denunce che vengono avviate, sia in materia di tutela della concorrenza del consumatore, ma tante volte, per esempio quella da ultima segnalata di 15 giorni fa, riguarda un problema di tutela della concorrenza, e a noi molto caro, perché proprio sul versante dell'ex monopolista noi l'abbiamo sanzionato sul versante della rete, anche in seguito a stimoli che venivano, perché dopo noi gli stimoli ovviamente, come fa qualsiasi ufficio pubblico, poi li validiamo, facciamo istruttorie molto approfondite, però sono sempre segnalazioni importanti, e abbiamo sanzionato proprio l'ex monopolista con più di 100 milioni di euro, e stiamo ancora, abbiamo a seguito di altre appunto segnalazioni aperto un altro caso che riguarda proprio il settore delle TLC, e quindi l'attenzione è massima quando fanno le segnalazioni, ma anche nei confronti. Noi abbiamo instaurato una prassi di incontri periodici, un numero ragionevole, perché altrimenti appunto devono fare le trottole da un posto all'altro, di incontri periodici per fare il punto in modo molto direi pragmatico su come si stanno evolvendo le relazioni tra imprese e consumatori nei diversi settori. Una volta possono essere le TLC, e dopo un'altra volta l'energia, un'altra volta appunto i servizi pubblici locali, fermo restando che poi noi facciamo il nostro mestiere, le autorità di regolazione fanno il loro, quello di adottare regole istante. Noi, ripeto, dobbiamo intervenire quando un po' le cose non funzionano effettivamente, e auspicherei che ci fossero dei meccanismi preventivi appunto per far funzionare bene le cose istante, saremmo meno gravati di lavoro noi e anche le associazioni di consumatori e gli stessi consumatori sarebbero. Adesso la faccio sorridere, lo sa che tutte le volte adesso arriviamo. Microfono. Tutte le volte che io vengo a fare questo convegno nel terzo anno, un giorno prima o due giorni prima, dicevo la consueta telefonata di Fede Distribuzione che mi chiede, ma poi chiede a qui Trusella, questa questione dei negozi aperti la domenica, grandi centri commerciali, fino a quando commerciali la definiremo una volta per tutte? Le realizzazioni, concorrenza, a che punto siamo? Stiamo facendo dei passi indietro, perché sembra un po' tutto fermo in questo momento. Ne approfitto per fare una precisazione. Naturalmente l'autorità antitrust, come suo compito principale, l'enforcement, quando ci sono degli illeciti, appunto di sanzione, poi, insieme ad altre autorità, noi abbiamo anche una funzione di promozione della concorrenza, di sollecitazione con delle segnalazioni al governo e al Parlamento, fermo restando, lo dico alla costituzionalista, che alla fine la responsabilità e il potere decisionale e del governo, del Parlamento, eletti dal corpo elettorale, scelti dalle persone, legittimati direttamente, quindi le autorità sono importanti, devono fare un certo compito, ma guai se volessero appunto fare direttamente politica. Ora, sulla questione che ha posto, noi come autorità antitrust, secondo l'interesse pubblico che dobbiamo tutelare, è un interesse di apertura massima della concorrenza, e anche sulla base di sollecitazioni europee siamo sempre stati favorevoli a una massima liberalizzazione negli orari di apertura degli esercizi commerciali. Lì c'erano state delle norme in questa direzione, poi appunto in questa legislatura appunto ci sono state delle direzioni di marcia in parte diverse. Noi abbiamo fatto una segnalazione al Parlamento sottoponendo appunto l'esigenza di una valutazione più appropriata della questione. Crediamo che appunto gli orari di esercizi, la liberalizzazione serva anche al consumatore che può andare a comprare e scegliere quello che ha bisogno, non è compatibile con gli impegni familiari. Sì, Carmelo Belli, Confoconsumatori. Vorrei porre una domanda al Presidente Senatore. Fermo restando che il ruolo di un'associazione di consumatori, delle associazioni di consumatori, è quella di anche di denuncia, di tutela dei cittadini, quindi rispetto a quelli che sono fenomeni di corruzione, le associazioni di consumatori a questo punto sono chiamate anche a ripensare e a reinterpretare il proprio ruolo nella società italiana.
però potrebbe anche sembrare che questo tipo di intervento potrebbe essere non immediatamente collegato a quella che può essere la disciplina consumeristica. E quindi potrebbe qualcuno pensare, ma voi l'esposizione dei consumatori dov'è? Ecco. Ora, a prescindere dal fatto che tra i diritti fondamentali del consumatore previsto all'articolo 2 del codice del consumo, cioè quella di ricevere servizi pubblici secondo standard di qualità e di sicurezza, e quindi laddove c'è un fenomeno di corruzione che mette a repentaglio che i servizi pubblici vengono forniti secondo standard di qualità, in qualche modo di tutta, diciamo, la previsione normativa possibile, possiamo dire che in qualche modo quindi vi è un collegamento mediato tra denunce di corruzione e tutela dei consumatori, quindi quantomeno. Ecco, allora io quello che le chiedo è, facevo questa riflessione, mi collego con questa domanda, certamente con i tempi che poco tempo, come può aiutarci lei a mettere a fuoco meglio questa problematica? Sì. Prima di tutto io vorrei che si tenesse presente che noi abbiamo anche tutta una serie di competenze collegate a questioni strettamente di interesse dei consumatori, perché l'autorità di vigilanza e contratti pubblici avevano una serie di competenze, per esempio in materia di determinazione dei costi standard. Noi svolgiamo un ruolo, adesso stiamo svolgendo un ruolo nell'ambito dell'individuazione delle centrali di acquisto. Il nostro compito fondamentale riguarda, per esempio, nell'ambito della regolazione, che io credo sia il vero futuro in materia di appalti, questo sistema della soft regulation che facciamo attraverso i bandi. Il bando tipo, sempre infatti, è uno strumento di prevenzione della corruzione eccezionale, ma anche uno strumento di incentivazione del mercato. Fare una scelta piuttosto che un'altra ha una incidenza grandissima sul mercato e quindi sul consumo. Quindi noi abbiamo sicuramente tutta una serie di vicende e competenze che sono strettamente collegate con il nostro ruolo. Vicende e competenze che ovviamente noi abbiamo intenzione sempre più di utilizzare in una prospettiva che è quella non generica di, diciamo, di tutela del mercato, ma di tutela del mercato rispetto al sistema del banaffare. E quindi su questo punto c'è un punto di contatto. Io credo c'è un punto di contatto in generale per le ragioni che diceva lei, senza essere molto lunghi, ma chi è che ha il danno principale della corruzione? La corruzione è un reato contro la pubblica amministrazione, ma perché è una visione vecchia. Il vero danneggiato dalla corruzione è il consumatore. È una ragione pubblica, evidente, chiarissima, che la corruzione è lo strumento peggiore che altera il meccanismo della concorrenza, non consente l'innovazione e si scarica sul prodotto finale. Quindi chi più delle associazioni dei consumatori può avere interesse a fare una battaglia contro la corruzione? Ma mi faccia dire che io credo che non c'è nessuno che in teoria non abbia interesse a fare la battaglia sulla corruzione, ovviamente in teoria, perché poi in pratica invece ci sono tutta una serie di soggetti che hanno interesse la corruzione resta, perché la corruzione è uno strumento che blocca i mercati, interessa particolarmente alcune lobby che trovano semplificazione attraverso il sistema della corruzione, accedere ai servizi, agli appalti, alle commesse. Quindi sotto questo profilo io credo che il rapporto sia evidentissimo. Qual è la zona peggiore, Presidente? Poi chiudiamo, perché sono oltre le 13:30, dobbiamo lasciare andare. La forma peggiore assolutamente con la quale secondo lei si mantiene anche di scontrarsi, perché poi tra l'altro stavo anche ricordando un po' quello che diceva, che nel passato ci raccontava proprio relativamente alla sua attività, presidente della comunità di vigilanza sui contratti pubblici. Noi siamo abituati a vedere la sua figura operativa che si scontra con le vicende di cronaca nazionale, quindi Expo e Mose, ma poi in realtà per esempio quell'attività di quell'autorità riguardava anche le mezze pubbliche scolastiche, per cui ci sono veramente tanti ambiti reazioni che forse a noi anche sfuggono, ma che sono ugualmente importanti, no? Noi credo che il grande problema che riguarda poi la gestione del quotidiano riguarda la capacità di incidere nei nostri provvedimenti, perché guardavo questo rapporto che dico Europa, uno dei punti principali riguarda il sistema sanzionatorio di cui è dotata l'autorità anticorruzione. Il sistema sanzionatorio è sicuramente cresciuto rispetto al passato, il decreto legge 90 ha introdotto anche dei meccanismi sanzionatori, ma su molti aspetti resta la incapacità, anche una volta individuati fatti di
di irregolarità o di vicenda di intervenire con le sanzioni. Per esempio tutto il sistema di vigilanza sugli appalti si chiude di fatto con una sanzione di tipo reputazionale. Attenzione, io non sottovaluterei le sanzioni reputazionali, nel senso che la sanzione reputazionale che viene irrogata da un'autorità che abbia autorevolezza, perché non è necessariamente l'autorità coincide con l'autorevolezza, ma questo in generale ovviamente. Una sanzione anche di carattere reputazionale che può incidere da parte di un'autorità autorevole può avere effetti persino peggiori di una sanzione amministrativa di pochissimo peso. Però questo è certamente un tema, noi interveniamo spesso a segnalare irregolarità nel sistema degli appalti e però restano fatti così, che noi segnaliamo alla stazione appaltante, chiediamo alla stazione appaltante di adeguarsi e non accade quasi niente. Ed è perciò che in questa logica noi stiamo provando a sviluppare un meccanismo di controllo preventivo. Una delle prime cose che abbiamo cambiato arrivando all'autorità di vigilanza dei contratti pubblici è proprio il sistema del precontenzioso. Il sistema del precontenzioso, che rappresenta una sorta di consulenza che si danno ai soggetti che partecipano agli appalti, che noi intendiamo sempre più utilizzare una logica di controllo preventivo. Nel senso, ci chiedete che cosa si fa, noi ve lo diciamo in qualche modo vi adeguate. Questi sistemi di controllo preventivo io credo siano il futuro dei meccanismi di controllo, perché poi le sanzioni, per quanto possono essere economicamente rilevanti, spesso sono inezie rispetto ai grandi affari che girano sugli appalti. Quindi noi abbiamo intenzione anche dei due compiti con le norme che abbiamo di lavorare moltissimo sulle sanzioni reputazionali e sviluppare questo meccanismo di controllo collaborativo che rappresenta un valore aggiunto anche delle stazioni appaltanti. Prevenzione anziché repressione, che è come dire, è una modalità perseguibile in molti altri settori. Io vi ringrazio molto, abbiamo terminato, grazie a te Cantone. Ancora pochissimi minuti, permettete di partire con una battuta molto semplice che spero un giorno di poter parlare anch'io, perché poi alla fine sono talmente tante le cose che uno sente che vorrebbe dire che non si riesce a, giustamente, non avere più spazio gli ospiti, particolarmente gli ospiti che abbiamo avuto oggi. Io credo, solamente pochissimi minuti, io credo due cose. Come avete visto abbiamo iniziato con una authority che non era mai venuta, che è anti-scioperi, contro gli scioperi, l'equazione di scioperi, quindi ancora abbiamo chiuso con il dottor Cantone con anticorruzione, per semplificare. E abbiamo visto come il tutto si tiene nei singoli interventi fatti dalle singole autorità e con interventi sia regolatori sia di altro tipo delle singole autorità, abbiamo visto appunto che tutto si tiene, tutto è come si può dire, deve trovare ancora un ulteriore spazio di manovra. E in questo senso stiamo ragionando in Consumer Forum di una cosa, perché il lavoro fatto è enorme il lavoro fatto dall'università, è enorme il lavoro fatto dallo staff di Consumer Forum, è enorme il lavoro fatto, gli interventi fatti dalle 10 autorità che sono state presenti. E io non credo che, nonostante quello che ognuno di noi nella sua professione potrà fare, potrà scegliere il capitolo che gli interessa specificatamente, perché magari fa segui farmaci piuttosto che trasporti, piuttosto che delle comunicazioni, io credo però che non sia giusto che questa giornata si conclude in una giornata. E mi spiego. Ovviamente ne parleremo con i soci, ne parleremo con le autorità e via dicendo, ma io credo che dobbiamo approfondire. Avete visto, Deborah è stata costretta a bloccare le domande. Io mi sono mosso la lingua, ve lo dico sinceramente, chi mi conosce e lo sa. Allora dobbiamo trovare un modo affinché quello che abbiamo fatto oggi sia un punto di partenza per il prossimo consumerismo, che sicuramente sarà fatto più o meno nella stessa forma di quest'anno o comunque con forma sempre più moderna, però facendo sì che quel libro e quel lavoro e quegli approfondimenti che ci hanno dato i 10 autori non restino per i professionisti, non restino per coloro che ci debbono lavorare, perché io credo che possiamo fare
possiamo fare molto. Io credo fermamente in Consumer Forum, in quello che è riuscito a costruire in 15 anni ormai di attività di imprese, della simbiosi tra imprese, associazioni consumatori, atenei e quindi accademici, e credo che questo sia quello che noi possiamo nel nostro piccolo dare al paese. E in questo senso io la chiudo qui, la prossima volta parlerò, almeno ci proverò. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di Consumeris e del rapporto di Consumeris, e vi diamo appuntamento, spero, non solo all'ottobre-novembre del 2015, ma spero anche prima di poter poi affrontare con chi vorrà i singoli argomenti che questo nostro lavoro ha portato avanti in questi 6 mesi di attività completa da parte di tutto lo staff di Consumer Forum. Grazie a tutti. Ciao, ci vediamo il 18.